Metro-Goldwyn-Mayer è orgogliosa di presentare il seguito di Via Convento, un film che vi ha stupito, un film che vi ha commosso. Adesso l'attesissimo seguito di Via Convento. Rosella. Prossimamente sui vostri teleschermi. Candidato ad 11 nomination per l'Oscar, l'ultimo grande e meraviglioso film di Kevin Costner, Balla coi pupi. La Paramount Picture è orgogliosa di presentare Balla coi pupi. Signorina, ps, signorina, ps, venga, signorina, venga. A traccia è sito nel versante collevalenzese della cordigliera dei Monti Martani. Qui, 500.000 anni fa, viveva l'Homo erectus, un essere molto molto peloso e diciamo anche un po' greve. Egli aveva già scoperto l'uso del fuoco, ma il suo principale problema erano i pidocchi, dei quali non riusciva a liberarsi. A questo tempo l'Homo erectus non è un mammifero, bensì è un oviparo e cova la sua discendenza per assicurarsi la prole. Questo metodo era molto doloroso, guardate che sventola d'ovo. E fu proprio per questo motivo che l'uomo comprese che c'era una via più semplice e piacevole per proliferare. L'uomo se ne rese conto e attuò tale via su larga scala. L'uomo, in questo contesto preistorico, è un nomade e si assicura il cibo con la caccia e con la pesca, anche se con fortune alterne. Egli poi fabbrica i suoi due primi utensili, anche se dobbiamo dire che al principio sbaglia ad utilizzarli.
A questo periodo si susseguono tre glaciazioni e scompaiono animali come il mammut, la renna, il bisonte, che lasciano il posto a galline, cani, pecore, gatti e la pelosa, un grazioso mammifero di una prolificità straordinaria. Intorno a 10.000 anni fa appare sulla scena l'Homo sapiens, qui ne è ripreso un esemplare benissimo conservato, e l'uomo scopre anche gli attrezzi più raffinati, come per esempio il ferro. L'uomo da nomade diviene sedentario e crea il villaggio, mentre proprio alle porte di Collevalenza un genio dell'epoca inventa la prima scrittura rudimentale. Sebbene nessuno lo riporti, e lo ammetta, è stata accertata la presenza del popolo egizio a Collevalenza. Rimangono infatti ancora due incontestabili testimonianze della loro civiltà, le figlie del sovrano, ovvero le faraone, e un monumento che ancora nasconde un enigma mai svelato, la Sfinge del Paradiso. Gli egiziani furono soppiantati dagli abili sumeri, che i quali a loro volta furono dominati dai pietruschi, che li ridussero in mortadelle. Pino di Pino. Emozioniamo. When we kiss, pretty miss, pretty miss, I'm in ecstasy. See, 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 Katerina. But when we kiss, pretty miss, are you thinking of me? Just how long is the list? Is the list of the lips you kiss? Oh, how happy my heart would be if I knew that you love just me. Say it's true, say you do, Katerina, Katerina. When we kiss, pretty miss, I'm in ecstasy. See, 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 Katerina. Oh, ho, ho, ho. But when we kiss, pretty miss, are you thinking of me? Are you thinking of me? Katerina. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Just how long? Lips you kiss. Oh, oh, how happy my heart would be if I knew that you loved just me. Say it's true. Say it's true. Say you do. Senza alcun dubbio, il periodo più fiorente della zona del Colvalenzese è quello romano. La provincia valenziana, così fu denominata la zona limitrofa con le Valenza, dette i natali ad un famoso personaggio che diverrà assai celebre in seguito. Boncio Pilato. Fu in queste amene terre che Virgilio trovò l'ispirazione per la stesura della sua opera magna, l'Eneide. La provincia fu lungo tempo saggiamente amministrata dal console Valerio Gracco.